Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi faccio il post partita di Udinese-Roma, partita veramente bella, una bella partita, si sono visti due gol ma si potevano vedere molti di più, sicuramente soprattutto da parte dell'Udinese, però comunque il pareggio per l'Udinese, per come si era messa la partita, sono due punti persi. Invece per la Roma, visto che il pareggio l'ha guardato su un calcio di rigore alla fine, allora è un punto guadagnato, è un punto dove può pensare ancora all'Europa League, perché comunque l'Atalanta poi pareggia contro il Genoa a Bergamo in casa. E quindi, visto il pareggio dell'Atalanta, questo è un punto guadagnato, ma non due punti persi, perché per l'Europa League sì, l'Atalanta ha una partita in meno, ma può ancora farcela. E per me la prima stagione di José Mourinho, anche se non arriva in Champions, matematicamente può ancora farcela, ma vedendo un po' gli ultimi risultati della Juventus, se continuerà così, è molto molto difficile da parte della Roma di Mourinho. Però in Europa League può arrivarci. Una diretta concorrente che la scorsa volta l'ha anche sconfitta, quindi la Roma ha una buona possibilità di andare almeno in Europa League, che comunque non è una competizione da buttare. Perché la prima stagione di José Mourinho, se vai e arrivi quinta, significa che hai fatto un piccolo passo in avanti con José Mourinho, perché vieni da una stagione che l'hai terminata al settimo posto, e visto che vieni da una stagione che l'hai terminata al settimo posto, se la termini quinta, il progetto Mourinho si può considerare un progetto a lungo termine che può continuare. Ma so che la Roma ha molta molta fiducia in José Mourinho, e a me fa piacere, perché avere un allenatore come José Mourinho in Serie A veramente è una grande cosa. Allora, inizia la partita, un Udinese subito che parte con la sesta marcia subito ad attaccare la Roma, e la Roma non sbaglia solo l'approccio, ma sbaglia proprio tutta la partita, perché tutti i 96 minuti la Roma a me non è piaciuta, però lì alla Dacia Arena comunque mi aspettavo una Roma vincente, vittoriosa, con un'altra prestazione, una Roma con fiducia, una Roma che ci credeva, una Roma che giocava bene, come altronde ha giocato tutte le partite, cioè queste ultime partite, scusate, considerando anche la Conference League. Comunque invece no, tutt'altro, un Udinese tutta in avanti, è partita con la sesta molto molto aggressiva. E quindi molte occasioni da parte dell'Udinese, e arriva il gol di Molina, il golasso, perché si può considerare veramente un grandissimo gol da parte di Molina, comunque porta in vantaggio l'Udinese 1-0. Poi l'Udinese non è terminata qui, l'Udinese aggressiva, attacca, e quando attacca si rende pericolosa, quando attacca fa paura, gioca un buon calcio. A me il calcio di Cioffi sinceramente piace. Una Roma che non riusciva a reagire, ogni volta che serviva Abraham, molto bene i difensori dell'Udinese lo chiudevano molto bene. E Abraham prestazioni sottotono, Zaniolo anche, un po' tutta la Roma prestazioni sottotono, e finisce 1-0 il primo tempo. Poi nel secondo tempo mi aspettavo una piccola reazione da parte della Roma,
che qualche occasione comunque ce l'ha avuta, e l'Udinese comunque è stata salvata in un'occasione da Silvestri, veramente un'ottima parata ha fatto, poi c'è stata una mischia e subito sono stati bravi a allontanare la palla, per fortuna loro, perché poi se la Roma riusciva a segnare lì poteva anche clamorosamente portarsela a casa questa partita, considerando anche il calcio che mi hanno dato. Poi al momento di questa azione stavamo verso il 74esimo, quindi stava ancora un po' di tempo per ribaltarla, e comunque l'Udinese attaccato. Cioffi non ha cambiato sistema di gioco, perché poi ha visto Mourinho che ha rimasto solo due difensori e poi tutti sbilanciati in avanti, e quindi ha rimasto sempre quel modulo. Sì, ha cambiato comunque i giocatori, però non ha sfasciato completamente la squadra con i cambi, e non si è messo nemmeno troppo a difendere questo risultato all'ultimo, perché comunque ha visto se si chiudeva e abbassava la linea difensiva, comunque la Roma, comunque l'Udinese il gol lo subiva, e anche se non si è chiuso, il gol l'ha subito lo stesso su calcio di rigore, che non so se era calcio di rigore, non so se l'aveva colpita con la mano prima Shomurodov, ci sono qualche dubbio, c'è qualche dubbio, ma non so, penso che ha giudicato, e spero, perché non voglio che poi l'Udinese ha portato a casa due punti in meno per colpa di un errore dell'arbitro, ma penso che l'ha controllato anche la VAR e ha detto non c'è bisogno che lo vieni a vedere, perdi solo tempo e facci posizionare la palla, il pallone sul dischetto. E cosa ha fatto? Sul dischetto va Lorenzo Pellegrini, che l'ultima volta l'ha sbagliato, che era contro la Juventus, e questo digiuno dal dischetto, questo record negativo lo infrange segnando il calcio di rigore qui alla Daciarina, e porta in parità il match, e quindi la Roma in questo caso aveva anche la possibilità di in qualche modo in questo minuto ribaltare la partita, però questo non è accaduto, e comunque, e anche perché l'Udinese non se lo meritava, non si merita nemmeno di averla pareggiata questa partita, meritava direttamente tre punti, veramente, come ha detto la commentatrice, l'Udinese ha giocato veramente in un modo sontuoso, in un modo veramente buono, e la prossima ce l'ha proprio contro il Napoli, e speriamo che non fa una prestazione del genere, perché se fa una prestazione del genere il Napoli cade e va in difficoltà. Spero che sì, può anche fare una prestazione del genere l'Udinese contro il Napoli, perché l'Udinese di Cioffi gioca a calcio, ma spero che il Napoli faccia meglio dell'Udinese, così ce la portiamo a casa, speriamo bene. E niente ragazzi, vi saluto, vi invito a lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, attivare la campanellina, seguirmi su TikTok, Libo063 su TikTok, mi raccomando, basta cercarmi, e lasciare un follow anche lì. E niente, ciao ragazzi, ci vediamo dopo nel post partita di Torino Inter. Ciao ragazzi.